Buongiorno a tutti. Io vorrei iniziare dall'intervento che poco fa ha fatto il professor Forlani, perché mi sembra che sia molto utile per introdurre il tema dello sviluppo possibile, ovvero la domanda è che sviluppo ci può essere per le aree interne che sono il punto più fragile di un paese che vive una fase di criticità in un'Europa che sta rallentando. E ai dati che lui ha dato ne vorrei aggiungere alcuni altri che riguardano la dimensione che è stata ora richiamata, cioè quella dell'Europa, un'Europa che negli ultimi 10 anni ha perso circa 26 punti di PIL rispetto agli Stati Uniti. L'economia dell'Europa era il 93% dell'economia degli Stati Uniti nel 2013, oggi è il 62%. Il prodotto interno, il PIL pro capite degli Stati Uniti è il doppio di quello europeo, il sistema di welfare degli Stati Uniti è la metà di quello europeo. Quindi chiaramente è un sistema che, come lui ha evidenziato, è in difficile equilibrio, ancor di più lo è nel nostro paese per i dati che lui ha dato. Allora c'è proprio bisogno di un grande processo di ristrutturazione, non so come chiamarlo, innovazione, revisione profonda, che tra l'altro è stato annunciato anche dal commissario europeo, dalla von der Leyen, che caratterizzerà la prossima legislatura dell'Europa e coinvolgerà pesantemente anche gli attori che qui sono chiamati alla tavola rotonda. Io vorrei iniziare quindi proprio dal responsabile dell'innovazione, dell'innovation technology, dell'information technology della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se è in collegamento, Serafino Sorrenti, per chiedere a lui come questa richiesta di crescita di produttività del nostro paese in qualche modo si sposi proprio con la strategia che lui sovrintende, ovvero quella dell'innovazione tecnologica nel campo della digitalizzazione, dell'information technology, delle reti infrastrutturali, della rete a banda larga che è stata annunciata essere uno dei punti di forza del PNRR e che diventerà rete a banda extra larga, secondo gli annunci che sono stati fatti nel 2026. Lo dico anche perché, come diceva Gaetano, noi ci siamo esercitati su questo territorio in piccoli progetti che abbiamo considerato progetti piloti. Abbiamo fatto alcune iniziative insieme alla Fondazione Magna Carta, insieme al Censis, come diceva prima Giulio De Rita. Abbiamo fatto un progetto di telemedicina, un health point, che è stato molto utile, è vivo da 7 anni in una comunità delle aree interne, offre servizi di telemedicina. E la popolazione ne è molto soddisfatta. In 7 anni di vita ha realizzato circa 10.000 interventi. Abbiamo creato anche un e-commerce che collega 300 produttori di quest'area di Abruzzo, che sta a cavallo tra l'Abruzzo e Marche, che piccoli produttori di qualità che possono vendere in tutta Europa, e per loro il mercato più importante è diventato la Germania. Ecco come quindi una rete e-commerce, come una rete digitale, possa aiutare questi territori a trovare una loro strada di crescita e di sviluppo. Chiaramente, dove sono state rilevate delle defaillance è stato proprio sul fatto che spesso la rete non funziona. Quindi la rete a banda extra larga è fondamentale. Quindi la prima domanda vorrei farla proprio: qual è lo stato d'avanzamento di questo investimento che è veramente strategico per il nostro paese, per recuperare produttività, come veniva richiamato, ma contemporaneamente anche per realizzare quei servizi utili per l'area interna in modo da evitare lo spopolamento? Buongiorno a tutti e mi scuso ancora per non essere presente, ma ahimè ho avuto diciamo un problemino che ormai è all'ordine del giorno. Speravamo non ci fosse più, ma come dire, siamo ancora qui diciamo a parlare di Covid, ecco. Mi sentite? Sì, sentiamo bene. Eccoci. Volevo ringraziare il Presidente Quagliariello per l'invito.
E ne approfitto proprio perché, visto che porto una notizia proprio di qualche ora fa, come Presidenza del Consiglio stiamo portando avanti la progettazione proprio della rivalutazione delle aree interne, rivalutando, diciamo, borghi e realtà che in qualche momento, che in qualche modo sono spopolate. Proprio per questo motivo l'accelerazione sulla banda larga è una delle mission che in questo momento il governo sta andando avanti. Abbiamo siglato un accordo con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia proprio per la riqualificazione dei lavoratori che possono essere inseriti nel mondo del lavoro, quindi detenuti a fine carriera, ecco, diciamo in questo modo, proprio per essere formati e immersi in quello che oggi è la problematica principale che ha la rete, cioè la carenza di personale, di giuntisti, di fibra ottica che in questo momento possono soddisfare quello che il paese ha bisogno. Detto ciò, la rete oggi è, diciamo, il punto di riferimento di questo paese, come si accennava, l'obiettivo del PNRR è quello di portare a termine entro il 2026 una potenzialità del piano Italia 1 Giga con dei numeri veramente importanti. Sicuramente l'obiettivo di Infratel e Open Fiber, che sono le due realtà per le aree bianche e le aree nere, utilizzeranno sistemi di copertura importanti, ma soprattutto avvalendosi di quello che è oggi il mondo ferroviario, proprio perché tra l'accordo che è stato siglato tra il ministro Salvini, Urso e il sottosegretario Butti per utilizzare infrastruttura sia autostradale che ferroviaria per la distribuzione della banda larga utilizzando, diciamo, quello che è il sedime ferroviario per la fibra ottica. Quindi stiamo cercando di accelerare in tutti i modi, sicuramente gli operatori sono coinvolti. Ci aspettiamo un supporto veramente importante in quanto la carenza di personale è veramente tanta, però devo dire che tutto sommato siamo a buon punto, cioè rispetto alla roadmap disegnata ci siamo, ecco. Bene, grazie di queste due notizie importanti della centralità del ruolo delle aree interne nell'azione del governo nazionale e anche del rispetto del programma che riguarda la rete a banda extralarga, quindi confermato l'impegno per il 2026. Rimanendo sempre nel campo delle reti, qui abbiamo la fortuna di avere, come diceva Gaetano, un personaggio centrale nella strategia di ferrovie dello Stato, ovvero il responsabile il capo della Corporate Affairs, e quindi sarà interessante avere da lui in pochi minuti, come dobbiamo purtroppo fare perché questa sessione la dovremo svolgere entro un'ora massimo, di avere. Qual è la strategia di un'istituzione fondamentale, che è stata fondamentale per lo sviluppo del nostro paese e che lo sarà ancora di più nel prossimo futuro, in funzione anche degli obiettivi che prima richiamavamo, che l'Europa si è data, della decarbonizzazione, quindi di espandere l'utilizzo di energia elettrica e gli strumenti che da esse ne derivano. Tanto grazie per l'invito al Presidente, a Gaetano, e poi ci unisce anche la fede calcistica, quindi cioè, Napoletano, è no, è impossibile, qui c'è un'epidemia. e scusate perché mi fate introdurre proprio il ragionamento, mi sono dovuto allontanare perché noi abbiamo un sistema infrastrutturale, soprattutto della rete ferroviaria, che indubbiamente è una tra le migliori, se me la sa, dell'Europa. Nonostante questo, abbiamo infrastrutture che hanno circa una media di 70 anni. Questa è la media. Rispetto agli altri paesi europei, abbiamo, credo che la Lombardia solo abbia più gallerie di tutta la Germania. Abbiamo 4.000 gallerie tra ANAS e ANAS è il 30. Prima c'era il procuratore, diceva una cosa giusta. Teniamo presente che ANAS controlla 30.000 km di strada, che sono solo il 10% delle strade italiane, quindi ce ne sono circa 300.000, tutte le altre sono in carico alle province, ai comuni e
e lì c'è il problema poi di manutenzione. Quindi se le sono nelle stesse nostre condizioni, abbiamo 42.000 tra ponti e viadotti con questa vetustità. Bisogna cominciare a introdurre un ragionamento un pochino differente anche in Europa. Non è possibile, ed è un tema che non abbiamo solo noi, ce l'hanno in tutti i paesi europei. La Germania ha iniziato a chiudere interi tratti ferroviari per 6-7 mesi, perché poi a differenza di noi loro prendono, chiudono e vanno avanti e nessuno protesta. Abbiamo avuto una riunione ultimamente con tutti gli altri CEO delle ferrovie straniere per introdurre un concetto nuovo di investimenti. Non ci sono soldi in Europa per tutti questi investimenti infrastrutturali che andrebbero fatti in tutta Europa, anche per rispondere a quel discorso che faceva l'ultimo punto del professore prima, che diceva un legame più veloce sulla ferrovia, no? Anche dell'alta velocità tra tutto il continente. Per cambiare, perché questi soldi non ci sono. I tedeschi ci hanno risposto in modo molto semplice: noi non abbiamo problema, avevamo bisogno di 80 miliardi, il governo ci ha dato 80 miliardi per fare tutte le opere di manutenzione e di sviluppo della rete ferroviaria da qui al 2030. È chiaro che un ragionamento così fatto si creano delle discrasie di investimenti. Noi non abbiamo questa libertà per il nostro debito di trovare tutte queste risorse, quindi bisogna trovare un modo diverso di portare dentro anche altre forme di remunerazione di questi investimenti che diventano fondamentali anche per quanto riguarda l'impatto sulla sostenibilità e sui cambiamenti climatici. Ecco, questo è un problema che speriamo prossimamente anche in Europa venga rivista un po' questa politica, perché c'è una politica troppo spesso burocratica dove si vanno a vedere i numeri, punto e basta. Ma un esempio classico, anche nel PNRR, dove noi siamo la più grande stazione appaltante, circa 25 miliardi, non è stato messo un soldo sulle merci. Quindi se noi abbiamo un progetto, un obiettivo europeo di passare merci su ferro dal 10%, che è quello attuale nostro, un 20% che è la media europea, al 30%, e non viene fatto niente per favorire questo, capite bene che risulta difficile. Io vorrei introdurre due cose velocemente di quello che facciamo, perché guarda caso, stavo dicendo prima a Gaetano e anche all'amico Guido Castelli, proprio cadono benissimo in questa giornata, perché poi il progetto che stiamo portando avanti come Ferrovie dello Stato e il test del progetto, guarda caso, lo stiamo facendo nelle aree del cratere insieme con Guido, proprio risponde alle esigenze del convegno. Allora, noi abbiamo 17.500 chilometri di rete ferroviaria che taglia tutto il paese e 30.000, come dicevo, di ANAS, 2.200 stazioni attive, di cui più di 1.200-1.300 in paesi con una popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti. Qual è il progetto che stiamo portando avanti? È stato questo. Cos'è la cosa più importante? La digitalizzazione. Forse la digitalizzazione del paese è ancora più importante del PNRR, perché abilita tutto il resto. Se voi andate prendete un treno e vi guardate a destra e a sinistra, lungo i binari c'è una canalina di cemento, là dentro c'è una fibra ottica, che è la fibra nostra ottica per i nostri dati. Cosa stiamo pensando? Che mentre facciamo la sostituzione di quella fibra, introducendo delle fibre più moderne, più ampie, con maggior coppia, si possa introdurre un'ulteriore fibra lasciata spenta e data agli operatori per poter digitalizzare anche quelle aree che oggi sono a fallimento di mercato, aree bianche o aree grigie, che sono difficilmente poi coperte dagli operatori di mercato. Cioè, noi mettiamo a disposizione la nostro sedime ferroviario, che favorisce, cioè due effetti positivi. Il primo, non dobbiamo chiedere autorizzazione perché se è sul nostro sedime; l'altro, anche i costi sono inferiori perché già la gran parte è scavata e sono pronti per essere infrastrutturati.
effetto sia nel servizio interno, quindi per chi prende i treni, ma anche, immaginate, se ogni 2 chilometri io metto delle piazzole con dei ripetitori, anche tutte le persone che abitano in aree, come dicevo, a fallimento di mercato, possono usufruire del segnale. Anche stesso per quanto riguarda l'agricoltura. Legato a questo ci è venuta un'altra idea, e devo ringraziare Guido perché poi con lui stiamo testando il progetto che lanceremo a gennaio-febbraio. Ad oggi si chiama Hub del Territorio, cioè utilizzare soprattutto le stazioni nei piccoli paesi per ripopolare i paesi. Quali erano le cose fondamentali? Una l'hai detta anche te. Uno, la digitalizzazione, cioè bisogna la connessione. Due, il tema della medicina, cioè chi abita nei piccoli paesi c'ha proprio sempre il problema del medico, del farmaco e tutto quanto. L'altro, dare la possibilità poi di fornire dei servizi, perché se poi io vado lì non c'ho un bar, non c'ho un negozio, non devo andare fuori. Allora abbiamo individuato, stiamo pensando a queste stazioni al di sotto dei 10.000 abitanti, in città, in paesini al di sotto dei 10.000 abitanti, per capire se è possibile far diventare la nostra stazione un centro di aggregazione. Molte di queste stazioni sono un po' abbandonate, se noi le facciamo rivivere e incominciamo a mettere dentro un'area di co-working, perché è cambiato anche il modo del lavoro. Beh, invece di mandare i giovani a vivere in periferia di Roma, Milano o altre città dove si vive male molto spesso, costano tanto di più le case, magari dare una possibilità di usufruire di una vita migliore. Però è chiaro che dall'altra parte gli dai servizi, quindi la digitalizzazione. Il tema del trasporto, quindi devi favorire che queste persone possano raggiungere il posto di lavoro. Devi dare dei servizi, quindi stiamo lavorando con il Ministero della Salute, con altre strutture anche per punti di telemedicina. Stiamo lavorando con la Croce Rossa perché alcune di queste aree potrebbero essere utilizzate per dei presidi non solo di salute ma anche di benessere, quindi a favorire per esempio lo sport in questi piccoli centri. L'idea sta piacendo, come vi dicevo stiamo provando a testarlo, perché è facile dire vado in quella stazione e poi l'adatto per altri servizi, perché con Guido abbiamo notato che anche noi alcune di queste stazioni le abbiamo dovute rimodificare, però ci stanno venendo dietro in tante persone, a iniziare da Amazon perché è interessata anche le banche, il sistema bancario, non solo per i totem da mettere dentro, ma perché qualche banca ha capito che se io faccio rivivere il paese devo dare anche un aiuto a chi mette delle attività, quindi con la primaria banca italiana stiamo ragionando che oltre ai fondi che possono essere regionali per chi mette nuove attività commerciali proprio per far rivivere i paesi, ci possono essere dei prestiti agevolati. È un lavoro di sistema che stiamo facendo e credo che possa essere... C'è un'altra categoria, quelli che già ci vivono, i giovani, ma ci sono anche gli anziani. Se invece di andare in Portogallo o in Spagna a vivere la loro pensione potessero ritornare nei loro paesini di nascita o in altri bellissimi borghi che abbiamo, anche lì, forse, e questo però è un po' più un concetto politico, è un compito politico, vedere anche forme di defiscalizzazione, di favoreggiamento per queste persone che vanno a ripopolare questi centri. E c'è anche il tema della sicurezza, che è fondamentale, perché quello diventa un presidio. Abbiamo lavorato anche col ministro, con Guido Crosetto, e se voi avete visto nell'ultima norma ha aggiunto 400 militari nella strade sicure proprio per questi centri, perché diventa fondamentale anche come punto di sicurezza di queste aree. Ecco, questo è un po' il progetto, che si uniscono due cose fondamentali. Purtroppo mi sono dovuto allontanare per un problema su una rete, perché le reti sono
giusto per dire, noi abbiamo una rete dove ogni giorno passano 10.000, quindi quando ci sono dei ritardi, 10.000 treni al giorno. Solo il nodo di Roma ha 980 treni, quindi è molto probabile che su una rete un po' anzianotta poi possa succedere questo. Quindi grazie. Grazie a te, Massimo, per l'intervento. Interessante il tema delle agevolazioni fiscali per gli anziani che decidono di andare a vivere nei territori montani, nelle aree interne, merita un approfondimento. Io farei una raccomandazione su due aspetti. Uno, i tempi. Tu hai riuscito, prima hai citato l'esempio che insieme abbiamo condiviso nel progetto Salvare l'Appennino, abbiamo creato un punto di telemedicina insieme a Gaetano e al Censis che ormai funziona da 7 anni. Ci sono voluti 7 anni per convincere le istituzioni a gemmarlo e moltiplicarlo. È diventato oggetto di una programmazione regionale dopo 7 anni di funzionamento. Quindi abbreviare le distanze tra le parole e i fatti è fondamentale. La seconda raccomandazione è quella di non produrre servizi di servizi, perché uno dei temi che è ritornato frequentemente in questa riflessione è quello di incrementare la produttività. E in Italia purtroppo abbiamo creato tanti servizi di società di servizi che questa produttività non l'incrementano, forse fanno un'occupazione assistita, ma non creano quell'incremento e quella crescita di cui abbiamo necessità anche per la sostenibilità sociale. Quindi questo intervento ci porta, che ha fatto Massimo Bruno, ci porta anche a approfondire il tema delle ferrovie, o meglio il tema della grande tradizione storica delle ferrovie italiane, che può essere anche un patrimonio da valorizzare in una prospettiva che ci introduce poi al tema del turismo. Con noi abbiamo il direttore della Fondazione FS, Luigi Cantamessa, quindi lascerei a lui la parola. Buongiorno a tutti, grazie al senatore Quagliariello, mi scuso per non essere all'Aquila, ma anch'io sono colpito dal male di stagione. Pochissimi minuti, faccio seguito alla fine, parliamo di binari a quello che ha detto il dottor Massimo Bruno e introduco invece la parte di quello che fu e che non c'è più. Per fare una riflessione, come ha fatto il professor Ioannes, prima l'ho ascoltato con grandissima attenzione, Ioannes de Jong. Allora, vorrei davvero pochi minuti dare dei dati senza alcuna interpretazione e poi la platea porterà a casa dopo questi 5 minuti una propria convinzione. Le ferrovie dello Stato, non parlerò di alta velocità, hanno una capillarità tale per cui, pensate un po', il compartimento di Cagliari, all'interno del quale viaggiano ferrovie in zone spopolate, o il compartimento di Palermo, che non credo sia strategico come la pianura padana dove abito io, erano i due compartimenti delle ferrovie con il più alto numero di binari. Perché? Perché quando fu concepita la rete ferroviaria italiana nessuno faceva analisi costi-benefici. Nessuno diceva che un'area era meno o più interessante dell'altra. Tutti gli italiani avevano diritto alla mobilità. Ed ecco perché oggi reti tortuosissime, piene di curve, mi dicono ingegnere, ma chi viaggerà su queste ferrovie così antiche? Cari amici, le curve servivano per raggiungere i paesi, caricare bauli, far arrivare alla mattina i primi medicinali e alla sera spedire la posta. Di 16.000 chilometri delle ferrovie, non confligge il mio dato con quello del dottor Bruno perché ho tolto i 1.500 della grande T dell'alta velocità, dal 1945 al 2013 sono stati chiusi 7.180 chilometri di binari. Quindi poco meno della metà. Binari a scartamento ridotto, le Calabro-Lucane, insomma, tirando le fila. È correttissimo ed è molto importante tirare la fibra, ma portarci le persone. Allora vi leggo nel mio archivio una piccola cronaca della Voce del Ferroviere del 1934.
parla della littorina. La littorina, quel mezzo agile e versatile che corre tra colline, laghi e campagne, riconnettendo le rinnovate città urbane alle aree agresti e coltivate. Ma qui c'è dentro tutto. Cioè la littorina, pagando un terzo rispetto al treno a vapore o il treno elettrico, ti consentiva di partire da Rocca di Sotto, Rocca Nannuccia, o lo diciamo, vogliamo dire, da Canistro, e arrivare a Roma Termini. Ora la rete è satura a Roma Termini, ma è sottoutilizzata a Canistro, a Canistrello, oppure a Caltanissetta. Ecco perché non parlo di opere, non ne conosco nulla, ma di traffici c'è bisogno, di nuovi collegamenti diretti, oltre a quelli turistici e storici, con mezzi moderni su ferrovie che devono essere rimodernate, non c'è dubbio. Il dottor Bruno ha prima detto una cosa estremamente interessante: non ci sono soldi in Europa, in Germania ce li hanno. Lancerò anche qua una piccola provocazione: il quadro normatorio e normativo delle ferrovie oggi è, secondo me, fuori dal mondo. Costi altissimi per la messa a norma di una ferrovia, anche se il treno corre 2 volte al giorno a 80 all'ora. Non parlo dell'alta velocità, lo ripeto, lo dell'alta velocità. Per dire cosa, e sto alla conclusione già, capillarità, capire cosa siamo stati e cosa siamo riusciti a fare, scartamento ridotto, Matera non arriva il treno, non è vero, non arriva il treno delle ferrovie dello Stato, ma arriva un ferrovia a scartamento ridotto della vecchia Calabro-Lucana da Bari. Bene, dal 1945 ad oggi questo paese, perché non ha seguito la logica bottom-up, non è riuscito a allargare quel binario a 950 mm adeguandolo allo scartamento ordinario 1,435. Ci arriviamo adesso da Ferrandina, agganciando Matera, ma è la politica delle piccole opere, quella che si fanno con continuità di governo, certo un po' difficile in Italia, che possono far risorgere le aree interne, perché con la fibra e con questo modo di arrivare noi facciamo un servizio a tutta la provincia italiana. Chiudo. Ha parlato sempre Massimo delle stazioni impresenziate e vi lascio anche qui con un dato. Nel 1980 viene inventato in Italia il dirigente centrale operativo, cioè un computer arcaico, una cosa da museo oggi, per cui tu da Milano schiacciavi un pulsante e si muoveva lo scambio di Bellano-Tartavalle sul lago di Como. Bene. Noi dal 1980 l'abbiamo esteso in tutta Italia, ma nessun governo, al di fuori di ogni valutazione politica, io sono un tecnico, ha mai pensato a una destinazione, perché quel PC sostituiva il capostazione con la famiglia che abitava al piano sopra, insieme al capostazione l'accudiente, quello che curava i giardini. Noi abbiamo disumanizzato. Oggi le stazioni sono delle fermate di bus, perché togliendo il fattore umano e togliendolo in virtù di un approccio puramente tecnicistico, sostituendo l'apertura degli segnali o degli scambi con un PC, nessuno in 40 anni ha pensato a una funzione diversa alle nostre stazioni secondarie. 2200, come dice il dottor Bruno. Io non condivido personalmente un approccio economicistico alla rete ferroviaria secondaria, perché i numeri non torneranno mai, o si fanno valutazioni economico complete come questo convegno, natalità, ritorno ai paesi, oppure i numeri non torneranno mai, e va cambiato il quadro regolatorio, perché una ferrovia locale che attraversa l'Appennino e che ha 4 treni al giorno diretti verso Roma, il Pescara o Napoli, non ha bisogno delle stesse regole e degli stessi costi per i nostri bellissimi e veloci treni ad alta velocità. Con tutto questo e con il turismo, che pure può essere caricato su queste ferrovie tradizionali, un futuro per i nostri borghi e per le nostre piccole stazioni c'è, come c'è stato quando lo hanno pensato in grande prima della guerra. Vi ringrazio e vi saluto tutti. Grazie direttore,
che ha riportato nuovamente alla nostra attenzione la necessità di un equilibrio tra la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica e che quindi è fondamentale che torniamo a crescere, crescere in modo sostenibile per poi avere un sistema di welfare, ma anche la possibilità di sostenere investimenti nelle reti ferroviarie secondarie e quindi realizzare le condizioni di uno sviluppo diffuso che non sia guidato unicamente da criteri economicistici o deterministici. Quindi grazie per il suo intervento e per quello che sta facendo, perché il suo lavoro veramente restituisce al nostro paese una tradizione che ci appartiene, che è quella di aver creato la prima rete ferroviaria, che non so se l'abbiamo creato noi o gli inglesi. A parte, scusa, mi intrometto solo per dire una cosa. Intanto è tanto bravo Luigi e c'ha un invito tutti, anzi credo che Luigi inviterà tutti al museo di Pietrarsa, che è da vedere, che è un museo eccezionale sui treni storici, è veramente bellissimo. Tanto la sua bravura che oltre al ruolo della fondazione è anche l'amministratore delegato della nuova società del turismo che abbiamo messo apposta per favorire il tema del turismo. Scusate. No, io volevo, cioè, mi riferivo a un libro che ho visto tempo fa, in cui erano rappresentate un libro storico in cui erano rappresentate le prime macchine a vapore che si diffondevano in Europa. E queste macchine a vapore venivano create in due posti, uno era Manchester e un altro era Napoli. E mi ha sorpreso moltissimo che questa tradizione industriale fosse così presente nel nostro paese al punto da competere con Manchester, con l'Inghilterra. E poi ho letto un'altra cosa che mi ha sorpreso ancora di più, che approfondendo questo tema, che la regione Campania era la seconda regione industrializzata d'Italia perché era superata da un'altra, che non so se sapete quale fosse la regione più industrializzata di quegli anni del 1861, prima dell'unità d'Italia, la Calabria. Quindi le regioni più industrializzate d'Italia erano la Calabria e la Campania. E questo fa meditare rispetto al modello di sviluppo e di crescita di un paese. E sul modello di sviluppo e di crescita di un paese si innesta il tema del turismo. Il tema del turismo, che è fondamentale, lo è anche nei conti di quest'anno, perché il turismo contribuisce in maniera determinante alla crescita, alla lieve crescita del nostro paese. Il turismo e i servizi rappresentano il 73% del PIL italiano, quindi sono determinanti. Anche qui bisognerebbe fare delle valutazioni in termini qualitative e le affidiamo a una persona giovanissima che ha assunto il ruolo di amministratore delegato dell'ENIT, che è l'ente che sviluppa il turismo in Italia, e vorrei fargli una sollecitazione, lasciando libera di esprimere quella che è la sua strategia rispetto alla crescita turistica in Italia, che prende un po' le mosse da quello che diceva il sindaco di Firenze. Dice: qui la città si è trasformata in un bed and breakfast. Non è che questo turboturismo che si sta diffondendo, che sta caratterizzando città come Roma, ad esempio, oppure Napoli, che contribuisce al PIL, però ci fa perdere quella caratterizzazione, quell'anima che aveva il turismo italiano. Buongiorno, tanto ringrazio per la giovanissima, che insomma, diciamocelo, fa sempre un gran piacere. Detto questo, il tema è chiaro che è interessante. Il turismo è assolutamente un mondo trasversale, però io non sono un amante dei numeri, però se tenete conto che l'ente che io ho il privilegio di rappresentare è stato costituito nel 1919, e noi per la prima volta da un paio d'anni, dopo, voglio dire, l'ultimo ministro del turismo, forse l'onorevole Brambilla, stiamo parlando di qualche buon annetto fa, e
e finalmente con questo governo per la prima volta in maniera strutturale, quindi addirittura con portafoglio, abbiamo un Ministero del Turismo. Perché vi racconto questo? Perché? Perché se nel 1919 si riteneva importante avere un ente, quindi una realtà dello Stato, un'articolazione che facesse la promozione turistica del paese, ma poi per decenni abbiamo considerato il turismo un qualcosa, come dire, sì, perché tanto i turisti da noi ci vengono, cioè quelli camminano, inciampano e cascano in Italia. Quindi senza una strategia, senza una pianificazione, senza un pensiero articolato e compiuto che potesse mettere tutto questo comparto estremamente vasto e variegato, perché include tante categorie merceologiche, include tante sfaccettature diverse e un'enorme opportunità di crescita reale del paese, se abbiamo perso poco o meno di quello che erano le aspettative, perché il turismo ha fatto da cuscinetto, di fatto ha recuperato, essendo noi tornati e avendo addirittura superato i livelli pre-pandemia in termini di arrivi e presenze, quindi significa che senza un pensiero e una programmazione questo settore rischia di essere, come dire, lasciato in balia intanto del buon cuore piuttosto che dell'intuito, dell'intuizione del privato molto spesso. Che, come dire, come paese siamo comunque fortunati, il buon Dio ci ha dato già tanti elementi dei quali immeritatamente traiamo beneficio: la bellezza del nostro territorio, l'estro e la creatività delle nostre popolazioni e delle nostre imprese, dei nostri imprenditori che hanno saputo comunque rendere questo nostro tesoro in qualche maniera fruibile e farne degli elementi per i quali, come dire, siamo anche conosciuti nel mondo. Ma dall'altra parte è chiaro che è mancata sin qui una visione d'insieme, quindi una capacità di ragionare e di, come dire, mettere a fattor comune elementi che oggi più che mai, in maniera evidente, servono a un po' decongestionare alcuni punti, perché oggi paradossalmente il problema ce l'abbiamo sull'overtourism, quindi abbiamo alcune località intasate, dove oramai la situazione è diventata invivibile per i residenti, esperienza di minor qualità per i turisti e i visitatori, e quindi abbiamo un problema in realtà, dove sì, producono PIL, ma in realtà poi il costo sociale piuttosto che l'impatto negativo arriva a essere addirittura superiore rispetto a quello che è il beneficio prodotto. Quindi se non recuperiamo una strategia, ma che non può essere messa a terra nel breve periodo, ma che deve avere una pianificazione ed essere vista in prospettiva, noi corriamo il rischio di fomentare un fenomeno che comincia a farci male e a non tenere conto invece di altri aspetti, di altre peculiarità di questo paese che invece hanno un'enorme potenzialità. I dati ci dicono che questa tendenza di crescita del turismo intanto non si fermerà, non è un fenomeno spot temporaneo, ma è una tendenza che andrà avanti anche negli anni a venire. C'è un enorme, io viaggio tantissimo per l'ente, noi abbiamo 26 sedi nel mondo, poi mi concederete un commento su questo. Qualcuno dice, 26 sedi, ma che ci facciamo con tutte queste rappresentanze all'estero? Vi do un dato. La Turchia, che voglio dire, cioè noi siamo primo paese per patrimonio storico-artistico, per siti UNESCO, cioè siamo una meraviglia, letteralmente, la Turchia ne ha 47. Ma non vorrei dir nulla, ma insomma non credo che i turchi siano dei pazzi squinternati e quindi, no? Aprano in maniera insensata, ma i nostri primi competitor, la Spagna, ne ha altrettante, 43-44. Il budget della Spagna è, del loro ente turistico, di 180 milioni. Il mio arriva a essere 40, più o meno. Ora, capite da soli che la stessa Francia ha un budget
quasi triplo al nostro a disposizione. E non sono paesi che hanno lo stesso nostro patrimonio, ma comunque ritengono strategico fare una promozione mirata, puntuale, perché sanno che oggi la competitività è fondamentale. Noi non dobbiamo rincorrere più, dal mio punto di vista, i numeri. Non dobbiamo essere drogati dalla ricerca di numeri in senso assoluto, ma dobbiamo andare a puntare anche su quel turismo di qualità, diversificato e sezionato anche per target diversi. Nel turismo non esiste una ricetta unica, non c'è un unico modello che possa funzionare su tutti i mercati, per tutti i target e per tutti i territori, ma vanno trovate soluzioni equilibrate e idonee a seconda delle specifiche. C'è una richiesta sempre più crescente di servizi e di strutture di alto livello. L'alto di gamma è quello che sta facendo da traino in molte realtà ed è anche volano su molti territori, dove una struttura d'eccellenza, discutevamo ieri sera a cena, Borgo Ignazia, Valle d'Itria, cioè ha avuto la capacità, ora sarà protagonista nel G7, lo ospiteremo l'anno prossimo, però è riuscito a creare tutto intorno una dinamica imprenditoriale estremamente positiva che ha fatto innalzare il livello di tutta quell'area, che invece aveva visto un turismo di qualità molto bassa negli anni e nel tempo. Allora, le eccellenze fanno da volano, questo è un dato oggettivo. Abbiamo bisogno di un turismo anche qualificato che sappia da un lato comprendere e apprezzare anche la diversità dei nostri territori. Ecco perché sta andando molto bene, per esempio, tutto anche il tema del turismo lento. I territori del centro Italia, in particolare, io sono umbra e quindi, come dire, mi sento particolarmente vicina a queste terre, sono degli elementi. Cioè, fare turismo lento oggi, primo, è un'esigenza crescente che le persone sentono, è un'esperienza che può essere fatta per tutte le tasche. E non c'è un ceto sociale che si sente, come dire, escluso da questo, ma al contempo risponde anche a quei principi di sostenibilità, di minor impatto e soprattutto di benessere psicofisico. E poi ognuno con la capacità, ovviamente a seconda della propria condizione economica, anche di scegliere il tipo di ospitalità che decide di vivere. E quindi ben vengano anche nuove modalità, come per esempio tutta la parte dei treni storici, quindi un modo diverso di scoprire i territori, di uscire dai grandi circuiti turistici. È innegabile che il turista straniero che arriva, pensiamo all'americano, pensiamo al giapponese, al cinese, al sudamericano, arriva nei principali hub, quindi nelle principali località italiane che sono Roma e Milano. Questo è logico, è la prima volta che vieni in un paese, vuoi vedere le sue bellezze, quelle più diffuse, quelle più canoniche. La prima volta negli Stati Uniti, chi di noi non andrebbe a New York e chi di noi non vorrebbe vedere neanche per 5 minuti la Statua della Libertà? Credo pochissimi, no? Perché comunque nel momento in cui arrivi dall'altra parte del mondo, quello che è un simbolo riconosciuto, vuoi vederlo. Ma poi sta a noi saper rappresentare il resto del territorio e saperlo anche rendere fruibile e allettante turisticamente parlando, sapendogli dare anche quella declinazione che è tipica italiana, dove il buon vivere, il buon mangiare, l'ospitalità ci differenziano e ci rendono unici anche all'interno di un modello fortemente competitivo, perché io continuo a dirlo. Cioè, noi competiamo, non dobbiamo più pensare alla competizione fra regioni, fra territori, non è questo. Oggi la lotta, se andiamo sui grandi mercati, addirittura si fa per macro aree, continenti. L'asiatico decide prima di andare in Europa, in America del Nord, in America del Sud o in Africa, o rimanere nel continente asiatico. Quindi sceglie un macro continente e poi sceglie una nazione o un gruppo di nazioni. Quindi dobbiamo essere veramente bravi nel saper comunicare. Ovvio che è difficile, perché noi abbiamo un territorio dove ogni chilometro cambia, ma è pieno di risorse, pieno di opportunità.
talmente pieno che spesso neanche siamo in grado di valorizzarlo correttamente e di renderlo fruibile fino in fondo. Quindi è chiaro che se non c'è una strategia complessiva che passa dal governo centrale e poi a cascata, quindi rendere i territori fruibili, ci devo poter arrivare, l'irraggiungibilità è come il piccolo e bello, sì e no. Il piccolo sarà anche bello, ma diventa a volte insostenibile. Quindi nei territori bisogna arrivarci, almeno nei punti principali, e trovare quel minimo di strutture e quelle economie che siano in grado poi di rendere quelle realtà anche economicamente sostenibili. Io non sono un fautore della decrescita felice. Bisogna trovare dei modelli di crescita, di sviluppo, in modo che le persone abbiano anche lo stimolo a vivere e a lavorare in certi territori, ma perché ne traggono anche una possibilità di occupazione. Oggi il settore turistico è uno dei pochi ambiti che ha una prospettiva di crescita importante. C'è una grande difficoltà nella ricerca del personale, abbiamo delle carenze enormi, oramai che si stanno diventando strutturali, quindi anche su questo bisogna fare un ripensamento e ragionare in maniera diversa. E forse, vi lancio una provocazione, certi settori, certi comparti devono cominciare a diventare un po' più attraenti, quindi dobbiamo essere anche più bravi a fare una narrativa, i giovani direbbero uno storytelling, più affascinante. Pensate a quello che è successo al mestiere dello chef, prima di Masterchef e dopo Masterchef, dove i ragazzi hanno imparato che non è da sfigati fare il cuoco, lavorare in cucina, che è un lavoraccio, diciamocelo, cioè, non è che sia proprio, no, un lavoro semplice e facile, ma anzi richiede grande sacrificio. Allo stesso modo noi oggi abbiamo problemi di trovare personale di sala, personale da impiegare nei tour operator, nelle agenzie di viaggio, nelle strutture ricettive a ogni livello. Quindi dobbiamo ricominciare a raccontare che questi lavori invece possono dare grandi soddisfazioni. Quindi mi trovo d'accordo anche su tutto il tema anche sindacale del welfare, piuttosto che del aiutare le persone a conciliare una vita che dia comunque, come dire, delle gratificazioni anche in termini personali, perché non viviamo, benché alcuni di noi siano malati di lavoro, ma non viviamo solo per lavorare, perché abbiamo bisogno di avere del tempo libero, i giovani questo lo percepiscono più di noi sicuramente, ma abbiamo bisogno però che anche le condizioni di lavoro, come dire, comunque vengano svolte. Io non credo, come dice qualcuno, che anche nel settore turistico fra un po' di anni avremo l'essere umano soppiantato dall'intelligenza artificiale, perché è vero che il robottino può portarmi il piatto a tavola, ma non può intuire se io ne voglio di più, se ne voglio di meno, non può percepire se quel piatto mi è piaciuto di più o di meno, non si può ricordare di me la volta dopo che torno nello stesso ristorante. E quindi io sono convinta che nel settore turistico è uno di quelli dove ancora il fattore umano fa profondamente la differenza. Bene, grazie a Ivana Jelinic. Tante cose ci ha detto, ha riportato però l'attenzione su un altro tema ricorrente, che è quello della scarsità di figure professionali, che è stato anche nell'intervento dell'ospite che abbiamo avuto poco fa. Questo tema accompagna tutti i settori, ma accompagna anche i settori che ci dovranno, che ci sfidano rispetto al futuro. Abbiamo parlato di reti, abbiamo parlato di turismo, ma non dimentichiamo che la tenuta delle aree interne in gran parte è dovuta alla presenza della manifattura. Se guardate l'Atlante di Simbola, vedete che la manifattura è presente nelle aree montane tanto quanto è nella media nazionale, il 20%, anzi forse le virgole fanno addirittura premiano le aree interne rispetto alla media nazionale, il 20,3% contro il 20%. Quindi la manifattura è fondamentale per la tenuta del territorio insieme ai servizi, soprattutto nelle aree interne. E qui c'è il tema di quello che ci aspetta.
ovvero il tema che prima veniva richiamato dell'Europa. L'Europa si è resa conto che ha bisogno di indipendenza energetica, indipendenza tecnologica, di maggiore sicurezza e quindi ha lanciato per i prossimi anni, per la prossima legislatura, una sfida che è quella, paradossalmente, della politica industriale. Il futuro dell'Europa si chiama politica industriale, non si chiama un'altra cosa. Significa entrare in processi inseriti nel Green Deal che obbligano i 27 milioni di imprese europee a assumere nuove tecnologie. Nuove tecnologie che si orientano verso la decarbonizzazione, quindi un processo di ristrutturazione enorme, rispetto a cui sono necessarie figure professionali che non ci sono, rispetto a cui, e qui entriamo nel tema, nell'ultimo tema di questo panel, è fondamentale la disponibilità di energia elettrica prodotta con procedimenti sostenibili, quindi che entri nel processo di decarbonizzazione. È stato calcolato che per sostenere questo processo di modernizzazione dell'Europa da 1000 terawatt orari se ne dovranno avere 2000 terawatt orari. Un'energia disponibile, accessibile per le fabbriche, per le scuole, per il sistema istituzionale, che quindi impone all'Enel di fare, che è il nostro player fondamentale, di fare un grande sforzo di adeguamento delle proprie infrastrutture, delle proprie reti. Qui con noi c'è, lo dicevo prima, Gaetano Davide Ciciliato, e quindi Salve. vorrei rivolgere a lei questa domanda: che cosa state facendo per accompagnare questo processo di transizione energetica europeo verso la decarbonizzazione con maggiore necessità di energia elettrica? Come state modernizzando la vostra rete di distribuzione? Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità che ci state dando qui come Enel di poter diciamo, manifestare il nostro punto di vista sul tema. E mi scuso per non essere presente, ma ancora anche nel mio vecchio ruolo qui di Enel X in Spagna, mi trovo a Madrid, si è citato tanto la Spagna anche in tema di turismo, per cui è di Europa, per cui diciamo, mi trovo ad avere anche questo doppio ruolo, diciamo, questo doppio punto di vista tra Italia e Spagna, per cui che posso provare a dare un attimo il mio contributo. Allora, chiaramente l'energia è uno dei fattori oggi, insieme anche alla mobilità, no? Massimo Bruno parlava di treni, di rete ferroviaria. Oggi noi siamo insieme a ferrovie in una dimensione più ridotta, come diciamo, un player importante nella gestione del PNR diciamo, in termini proprio di investimenti sul territorio. Il nostro mondo, il mondo dell'energia sta cambiando in maniera radicale, veramente lo vediamo, se io guardo diciamo, il 2000, diciamo, dall'inizio degli anni 2000 a oggi il mondo è completamente cambiato. Oggi il consumatore è un consumatore, per dire, un consumatore che produce, non è solo un consumatore che consuma energia, ma è anche un consumatore che grazie alle tecnologie, agli investimenti che stiamo facendo, può generare energia. Un parallelo con la Spagna. In Spagna già hanno quasi assorbito il 70% del PNR, cioè in Spagna si sta investendo, si stanno ricevendo dei soldi alla comunità europea e questi soldi stanno scaricando a terra poi progetti. Noi oggi, per dare un numero, perché poi è molto interessante contestualizzare le cose, e noi come Enel già nel territorio italiano abbiamo allacciato 1,4 milioni di piccoli impianti. Stiamo investendo 3,5 miliardi di euro sull'ammodernamento delle reti. Questo perché? Perché è cambiata molto il tipo di domanda. No, le faccio un esempio. Prima noi producevamo tantissimo, quasi la totalità, questo 7 anni fa, 7-8 anni fa, da fonti fossili.
Oggi il tema del fotovoltaico è un tema importantissimo perché si produce oltre il 25% da fonti rinnovabili, compreso l'idro. Le faccio un altro esempio: in Spagna, parlando appunto di un paese a noi vicino, in Spagna ci sono delle ore del giorno in cui di fatto si consuma solo energia rinnovabile, e in alcuni periodi dell'anno, come luglio e agosto, addirittura molte centrali a carbone stanno spente. Si usa un po' il nucleare, perché in Spagna abbiamo 3 centrali nucleari e moltissimo rinnovabile. Per cui il mondo sta andando in una direzione molto, 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 molto veloce sul tema dell'energia. La riqualificazione dei piccoli centri è un elemento fondamentale, e questi soldi del PNR di fatto andranno ad ammodernare tutto quel tema di reti intelligenti, di cui oggi non se ne può fare a meno. Perché, diciamo, non solo c'è un tema di risparmio di costi avendo una rete intelligente, ma c'è anche un tema di messa in sicurezza del territorio, da un lato; dall'altro c'è un maggior uso e un miglior uso dell'energia. Per cui investire sulle reti intelligenti fa bene al piccolo centro urbano, fa bene al grande centro urbano, fa bene al paese. Oggi molti non lo sanno, ma è leader anche nella tecnologia, no? Il tema dei per esempio del contatore, no? Dei contatori intelligenti, il 2.0. Noi abbiamo posato oltre 28 milioni di contatori. Questo processo sta andando avanti. Ci siamo fatti carico di questa innovazione. Una parte lo Stato ci ha supportato chiaramente in questo, ma una parte anche come azienda abbiamo deciso di essere un motore, un traino per quello che è la parte proprio di sviluppo del paese. Chiaramente in questo ruolo anche il consumatore deve fare la sua parte. Perché le faccio un esempio. Un esempio che, diciamo, è molto interessante, anche se sempre lo confronto con la Spagna. Noi a oggi abbiamo posato circa 19.000 colonie di ricarica. Queste colonie di ricarica, grazie a questa rete intelligente e grazie anche all'investimento che ha fatto l'azienda, per cui Enel, e dall'altra parte ai soldi del PNR, noi questa rete di colonnine è una rete diciamo, molto intelligente. Siamo partiti dai grandi centri urbani e oggi siamo arrivati nei piccoli centri. Anche i piccoli centri urbani oggi hanno una rete di colonnine tale da poter diciamo, rendere una mobilità più sostenibile, e anche un investimento sul territorio con delle ricadute importanti. Questo tema dei borghi a me tocca, devo dire, e poi chiudo, non voglio rubare altro tempo, però questo tema dei borghi a me tocca in maniera molto, molto importante, perché io, avendo vissuto, e oggi ripeto, mi trovo qui a Madrid, avendo vissuto 3 anni in Spagna, devo dire che la Spagna è stata molto, molto, molto attenta alla rivalutazione dei borghi e all'investimento delle varie comunità autonome sulla parte inerente ai territori, ai piccoli centri urbani. Non a caso il turismo qui è esploso, per cui noi, come azienda, l'abbiamo fatto in Spagna, abbiamo investito sui piccoli borghi, abbiamo investito sul territorio, e altrettanto sforzo credo che dovremo fare nel brevissimo anche in Italia, perché si sta sempre di più guardando una localizzazione, un investimento, una localizzazione degli investimenti. Per cui assolutamente su questo l'azienda è assolutamente committata nell'investire, grazie anche, ripeto, come ho detto poc'anzi, ai soldi del PNR che stanno arrivando per circa 3,5 miliardi di euro. Bene, grazie. Grazie. Io direi che per esigenze di tempo chiudiamo qui la nostra tavola rotonda. Le conclusioni si possono riassumere in poche parole. Le reti digitale della mobilità, dell'energia non penalizzano le aree interne, anzi possono offrire un'opportunità. L'ultimo intervento ce l'ha detto in modo molto chiaro: l'energia non si produce più al centro, ma si possono fare le comunità energetiche sui territori per produrre l'energia necessaria al territorio stesso. Le reti di mobilità si possono anche organizzare
per favorire le aree marginali, e la rete più importante di tutti, mi pare che emerga, è quella digitale, perché su quella è possibile lo sviluppo sia delle attività manifatturiere, delle attività agricole, dei servizi, del turismo e di tutte le attività che competono a una comunità. Però c'è un elemento fondamentale, che tutto questo richiede investimenti, e investimenti si possono fare soltanto in un paese che cresce. Quindi accolgo chi non era prima, mi pare fosse lei che diceva che la crescita Decrescita felice. felice non è all'ordine del giorno, qui è felice soltanto la crescita, e noi Che speriamo cresce. che il nostro paese riprenda questo sentiero e abbandoni il sentiero della decrescita infelice. Grazie a tutti.